Va ora in onda Le gioie del tango, come si costruisce un'emozione, di Stefano Fava. Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Buongiorno e benvenuti alla 11ª puntata delle Gioie del Tango. Nella puntata numero 6, che potete riascoltare nella sezione podcast del sito Tango Passion Radio oppure, come al solito, su YouTube digitando il titolo della trasmissione, avevo parlato delle varie voci che compongono la massa timbrica della musica del tango, degli strumenti, cioè di un'orchestra tipica, e dei loro ruoli all'interno dell'economia della canzone. Qualcuno ricorderà che in quell'occasione avevo utilizzato la metafora della squadra di calcio schierata in campo, equiparando il contrabbasso al portiere, il bandoneone e il pianoforte ai difensori, con licenza d'attacco, i violini alle ali avanzate e il cantante al centroavanti. Avevo anche specificato che mentre la sezione centrale, cioè violini, bandoneone e pianoforte, possono ricoprire sia il ruolo di cantore della melodia, sia quello di dover indietreggiare a fungere da accompagnamento, i ruoli estremi, cioè contrabbasso in porta e il cantante centravanti, erano a funzione unica. Non si è mai sentito infatti un cantante che faccia con la voce l'accompagnamento e d'altra parte, come avevo detto nella sesta puntata, è molto raro il caso in cui i bassi si mettano a cantare la melodia. Ecco, oggi vorrei proporvi proprio esempi di quel caso molto raro, e cioè vorrei focalizzarmi su quei brani in cui la voce del basso, senza rinunciare alla sua funzione di segnare il ritmo, si mette in luce con una linea sonora che a tratti si impone al nostro ascolto come orecchiabile e quasi cantabile. Se dovessi mettere un titolo alla puntata di oggi, la chiamerei Il basso che canta. Sentiamo subito il primo esempio e si capirà meglio quello che voglio dire. Il brano con cui iniziamo gli ascolti di oggi è Boedo, eseguito dall'orchestra Francini-Pontier. Fermiamoci un attimo. Che cosa abbiamo sentito di interessante in questo inizio? Beh, diverse cose, a cominciare da quello scatto isterico del bandoneon che ci coglie subito di sorpresa. Ma per lo scopo della nostra analisi, oggi ci siamo ripromessi di ascoltare i bassi. Allora concentriamoci sul marcato dell'accompagnamento, che in questo caso è fatto dalle note gravi della mano sinistra del pianoforte. Già nei primi secondi del brano sentiamo che questo marcato in quattro si fa subito notare per una sua personalità con velleità melodiche. Non è facilissimo in questo caso andare a identificare con il nostro orecchio le note basse coperte dalla melodia principale, per questo vi ho isolato al pianoforte la linea sonora che andremo poi a cercare di scovare nella canzone. Eccola. E nella canzone, subito dopo, un altro esempio di marcato melodico. Eccolo prima al pianoforte e poi nella canzone.
ma addirittura in questo brano abbiamo il portiere che viene a fare gol. Il contrabbasso infatti prende la scena in un assolo che ricorda le improvvisazioni jazzistiche. Poi ancora la mano sinistra del piano che marca e canta allo stesso tempo. Ma non è finita, perché qui comincia una sezione deliziosa in cui la melodia eseguita in un delicato staccato si abbassa di volume perché pare essersi accorta che i bassi hanno qualcosa di interessante da dire. Ecco quello che dicono, isolato al pianoforte. Ascoltiamolo ora insieme alla melodia. L'effetto è veramente bello. Episodi come questo poi si ripetono ancora nel corso della canzone. Lascio a voi il piacere di scoprirli alla fine della puntata, quando metterò Boedo per intero. Si potranno ascoltare allora anche il bellissimo assolo di piano e quello sublime del violino di Enrique Francini. Prima di arrivare alla fine, però, voglio farvi sentire un altro brano che presenta questo procedimento che abbiamo chiamato del basso cantante, o potremmo anche dire dell'accompagnamento cantante. Siamo ancora con la raffinatissima orchestra di Enrique Francini e Armando Pontier. Il brano è forse il più famoso composto da Pugliese, La Giumba. Si può dire che la giumba sia la firma inconfondibile che Osvaldo Pugliese ha lasciato sulla variegata tela del tango di tutti i tempi. Ebbene, la giumba è stata incisa anche dall'orchestra di Francini Pontier. Ecco come suona secondo loro. La giumba di Pugliese abbiamo parlato nella terza puntata, alla quale vi rimando, ma sentite come questa di Francini Pontier suona diversa. In particolare vorrei portare ancora la vostra attenzione sul procedimento mediante il quale anche qui la melodia principale si abbassa per far risaltare il marcato dell'accompagnamento che, ancora una volta fornito dalle gravi note del pianoforte, mentre continua a marcare il 4/4, si conquista quasi lo status di contrappunto, cioè di profonda e imponente melodia complementare a quella principale. Ancora una volta vi faccio sentire questo marcato melodico prima al pianoforte solo e poi nella canzone. Effetto molto seducente, almeno secondo me, perché dona profondità al brano e introduce un temporaneo ribaltamento dei ruoli che di per sé è sempre foriero di esiti interessanti, e non solo nella musica del tango. Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá. Bene, come promesso, vi lascio all'ascolto dell'intera canzone Boedo, eseguita dall'orchestra Francini Pontier, e ricordandovi che potete scrivere i vostri commenti o le vostre domande alla mia mail stefano@stefanofava.com. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Thank you.
Avete ascoltato Le gioie del tango. Come si costruisce un'emozione? Di Stefano Fava.